Un'intera puntata dedicata a Gela, al suo rapporto con il mare e ai suoi cambiamenti. Da una settimana in città è presente una troupe di Rai Story al fine di girare un reportage che sarà mandato in onda nel mese di aprile. 10 puntate, ognuna dedicata ad una città diversa, e Gela è rientrata tra le prime 5 scelte assieme a Taranto, Livorno, Pisa, Trieste e Genova. Il documentario porta la regia di Sergio Cataldo. L'autore e capo progetto del programma è Eugenio Farioli Vecchioli. Ma perché proprio Gela? Abbiamo scelto Gela come una delle città protagoniste di questo nuovo programma che Rai Storia sta producendo, che si chiama Mare Nostrum, proprio perché Gela ha una storia secondo noi molto ricca, che ha attraversato un lunghissimo arco cronologico, dagli antichi greci, una delle colonie più importanti che è stata fondata in Sicilia, allo sbarco degli americani, all'epoca più recente che è ovviamente segnata dall'avvento del petrolchimico. È una stratificazione molto complessa che oggi porta con sé anche ovviamente molte contraddizioni e toni molto forti e che però credo che racconti in maniera veramente esemplare un pezzo di storia del nostro mare e della Sicilia davvero importante. Farioli Vecchioli ritiene la nostra città un laboratorio formidabile. Che è una città dove le epoche e le contraddizioni si mischiano in maniera molto evidente. E come dire, è però dall'idea di una città che in qualche modo è in attesa, che ha delle potenzialità secondo me straordinarie. Siamo quasi a metà dicembre, oggi è una giornata veramente quasi totalmente balneare. Ha una costa bellissima, la piana di Gela dove abbiamo fatto diverse riprese, è veramente un posto incredibile. Ovviamente queste potenzialità sono purtroppo spesso inespresse, e però come dire, la città mi sembra che oggi forse si affaccia a un periodo di attesa che qualche prospettiva potrebbe portarle. Tante le interviste realizzate in questi giorni dalla troupe, ma cosa ha colpito Farioli Vecchioli di Gela? Il primo impatto che si ha sono le due enormi ciminiere imponenti del petrolchimico. È un impatto la prima volta che si vedono molto forte, no? Devo dire che stando qui e avendole ormai presente, hanno anche la loro bellezza, secondo me. Fanno parte ormai di uno skyline che chissà, magari fra 50 anni, 60 anni saranno uno dei più grandi siti di archeologia industriale visitati d'Italia, oppure sarà invece un'industria che ancora continua a lavorare, che si sarà riconvertita in un settore diverso. La grande stagione del petrolio, quel miracolo di cui si parlava negli anni 60, è chiaramente finito. Non può essere più quella lì l'aspettativa. Però, insomma, non è detto che non ce ne possano essere altre.